Salve a tutti e bentornati su Super Mario 3D World. Nello scorso episodio abbiamo sconfitto il boss finale, Bowser, e in questo episodio andremo nello spazio. Hai sbloccato un nuovo mondo. Per l'esattezza, il mondo stella. Ebbene sì, questo è uno dei tre mondi del post-game. È bello grande in effetti. E cominciamo subito con il primo, appena ci arrivo magari. E se c'è uno Sfavillot, chissà che personaggio vedremo oggi. Parco Baleno. E sì, sono con Luigi perché nello scorso episodio è usato Mario, quindi adesso ricomincio il giro. Ok, non sono visto nient'altro. Molto molto carino questo mondo. In generale questo post game. Soprattutto quando vedremo il personaggio che abbiamo sbloccato, perché è un personaggio veramente veramente stupendo. Ok, perfetto. Oh, aspetta, questo è un dame, grazie. Questi livelli non sono troppo complessi, ma ce ne sarà uno che sarà abbastanza. Ok, niente. Oh, occhio, non cadere. Ok, cerco di prendere più monete possibile. Perché probabilmente tra un episodio e l'altro di questi andrò a rifornirmi di vite, quindi più monete mi servono. Oh, come ho fatto a saltare i plessi? Non lo so. Posso per i plessi? Neanche lo sapevo. Ok, non importa. Adesso cerchiamo di prendere tutte le monete. Non posso muovere la telecamera, ma vedo lì lo stamp, il timbro, quello che è. Ok, il timbro. Si chiama timbro, quindi mi sembra giusto chiamarlo timbro. Sconfiggiamo questi tizi, magari. Ok. Non abbiamo un fiore di fuoco, però. E ci serve il fiore di fuoco. Ah, forse qui. Sì, bene. Ci serve per accendere queste e entrare nella nuvola. Nuvola, non nuvola. Eh sì, vi ricordate quando qualche episodio fa vi dicevo che avremmo visto qualcuno di non molto famoso nella serie di Mario? Ecco, ora lo vedremo. Occhio magari a questi tizi. Ok. Purtroppo qua non ci sono i blocchi pro come la scorsa volta, quindi sarà un po' più lunga. Lunga? Lunga! Ok. Ah sì, anche le palle di fuoco possono accendere questi pulsanti. E... a voi il Link di The Legend of Zelda. Potevano mettere... abbiamo già saltato una sega. Perfetto. Potevano mettere qualunque personaggio di Mario, ma no. Link. Non mi dispiace, Link è un personaggio fantastico, però... ok, ouch. No, dammi questa moneta che mi serve. 6, 7, 8, ok. E terza stella verde presa. Ok. Dove è mancata la prima? Non lo so. Allora, devo andare a controllare perché non mi ricordo. No. No! Ok, non ho più questo problema se non ho attivato un checkpoint. Cosa che in effetti potrei aver fatto. Sì, ho attivato un checkpoint. Sapete cosa? Li faccio direttamente da capo il livello. Che così... no, ok, non ho ancora il problema. Dunque... dove potrei averlo mancato? Anzi, averlo mancata. Oh! Ok, l'ho trovata. Dobbiamo prendere però questa campanella per prenderla. Ok. È qui. No, un po' più in là, ok. Cosa sto facendo? Perché ho attivato questo. Ok. Non ci sono blocchi? No, dobbiamo solamente salire così.
dovrebbe essere qua dentro, vero? Sì, è qua dentro. E qua dobbiamo attivare ben due palloni. Vi conviene farne uno alla volta, in effetti? Farne uno alla volta, non farli. Ok. E fatto. Stella ottenuta. Ora torniamo avanti e... non so, forse ci vediamo direttamente dove ero prima. Forse mi conviene tagliare fino a là, perché era... sì, perché poi c'è anche tutta la parte di Link che è abbastanza lunga, quindi sì, ci vediamo dopo. Ouch. Oh, ma guarda un po' cosa c'è qui. Non mi ricordavo infatti di questa cosa. Però va bene così, immagino. Ok, fatto. Giuro, non mi ricordavo che lì ci fosse il fungo gigante, anche perché l'avete visto prima che non ho preso. Va bene. Posso andare così? No, non posso andare. Buono a sapersi. No! Okay. Ok, è stato un bel salvataggio, devo concedermelo. Ok, uno, monete. Due, aspetta. Altre monete. E ne altre non ci cadranno in testa, ma cadranno qui. Come un po' in un... cosa ho fatto? Non so. Nice. Livello completato, volevo fare il salto lungo alto in realtà, ma non importa. No, non è lungo, non è alto, è lungo. E basta. Non importa. Questo livello si chiama Super Galaxy e c'è uno sfavillotto. Sapete cosa? Credo che... per questi ultimi mondi terrò un personaggio per livello. Sì, credo che farò così. Niente. Almeno qua sopra c'è qualcosa. No. Qua sopra. No, ok. Occhio a questi Octogumba che sono più resistenti, diciamo, rispetto alle loro controparti di Super Mario Galaxy, perché si chiamano Super Mario Galaxy. Oh cavolo. Ah, aiuto. Va bene. Lì c'è la prima stella verde, la vedete. Ok. No, non so come cadere. Ok, perfetto, ci sono. Sono vivo. Non volevo. Oh. Va bene. Addio. Dai, dammi qualcosa. Luigi 2-bit, va bene, ma non è quello che intendevo. No, ok, non importa. Vai. Salta. E ci sono. Uno e due andati. Occhio a non cadere qui. Dovete entrare nella scatola subito. Quindi se non ci siete salate semplicemente e dovreste essere a posto. No! Non cambia molto visto che ho appena preso il checkpoint, però mi dà comunque un po' fastidio. Ok. Oh, salve. Dammi un po' di rap per favore, per una volta nella vita. Niente. È un problema perché qua ci serve... aspetta. Vita extra. È un problema, dicevo, perché qua ci serve la campanella gatto per prendere questa stella verde.
Vediamo se ce la faccio comunque. Non credo, eh. È molto difficile, se non impossibile. No, non è la nostra verde, un timbro. Dai. Mancava poco stavolta. No, che non ce la farò mai, basta. Dovrò rientrare in questo livello. Ok. Ora la sala verde dovrebbe essere in questi rossi, esatto. Ok. Niente. Dai, è possibile che in questo livello non ci sia un power up che sia uno? Quanto per sì, perché... cioè... ok. E ora passiamo. E la sala verde, l'ultima sala verde, non l'avevo visto, è qui. Quindi occhio a non perire. E andiamo avanti. Ok. E dobbiamo entrare solo in quell'ultima scatola. Faccio danno loro così. Non lo saprò mai perché loro continuano a bersagliarmi. Osservatorio cometa. Wow, Rosalina. Allora, facciamo così. Mi vorrei nascondere dietro di lei, però non credo di potercela fare. Più o meno. Vediamo se riesco a catturare il momento. Ok, così ci sto. Va bene. E sì, sto sprecando un sacco di tempo, quindi sta per finire. Fine livello. D'ora in poi potrei giocare con un nuovo personaggio, Rosalinda. Esatto, lei è la novità di questo mondo. Prima però vorrei tornare in questo livello per prendere qualche campanella. Anche se in realtà sarebbe meglio andare in una casa di Todd per sicurezza. Poi ci sono cose di Todd? No, non ci sono. Ok, allora andiamo a prendere... anzi, andiamo nel prossimo livello. Poi, nel caso, se non trovo nessuna campanella, strada facendo quel... quel timbro lo prenderò off camera. Ok. Allora, Rosalina è... o meglio, Rosalinda è abbastanza pessima per la velocità. Infatti è uno dei personaggi più lenti del gioco. Però non riesco neanche io a usarlo. Ok. La sua novità è poter fare uno spin come Mario in Mario Galaxy. Il che ha molto senso visto che lei viene da Mario Galaxy. Ah, e questo spin fa danno ai nemici. Quindi è un power up senza power up. E funziona anche quando Rosalinda è piccola. Ok. Ah, aiuto. Ok, perfetto. Mi piace qualcosa qui. No. Però qua dovrebbe esserci un boomerang, giusto? No? Dove sono tutti i power up in questo mondo? Sono sicuro che in questo livello ci siano i boomerang. Ma dove sono? No! Che salvataggio! Va bene. Ok. Vai così. Ah, tanto per vediamo se c'è qualcosa qua per caso. Oh, ok, sì che c'è il boomerang. Perfetto. Ora dobbiamo entrare in questa casa mistero. Addio Goomba. Va bene. È molto molto semplice. Dovete semplicemente continuare a correre come se fosse dei
criceti. E poi anche prendere la vita extra se possibile. Non è possibile, ok. Se siete veloci potete prendere anche quella vita extra. Ok, no. Ok, no, 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 non cadere, non provarci nemmeno, Rosalinda. Non cadere, via, grazie mille. Ah, ho perso la moneta, non importa. E ora, potevamo andare da quella fatta per vedere cosa avevamo da fare, ma non è importante. Lì possiamo già vedere benissimo la seconda stella verde. Ok. Ed è esattamente... qui. Ah, fammi una prendere però, grazie. Ok. Rosalinda è più vecchia di quanto si possa pensare. Dovrebbe avere migliaia di anni, infatti. E porta bene, oserei dire. Oh, non sapevo poterlo fare. Si possono sconfiggere i nemici con i blocchi. Non ci ho mai provato. Ok. Allora, dimmi che qui c'è qualcosa. Sono abbastanza utile in questo caso. Davvero inutile? Sembra di sì. Però perché dammi la possibilità se è inutile? Non lo so, non importa. Ok, qua cosa c'è? Sì, abbiamo fatto bene a usare Rosalinda perché c'è un pulsante col suo nome. Cioè no, non sono nemmeno la sua immagine. Che è una mega stella di Super Mario Galaxy. E Galaxy 2 anche. Ok. Quanto vorrei Galaxy 3. Galaxy 3 per i fan di Mario è come Adventure 3 per i fan di Sonic. Letteralmente. Ouch. Il terzo capitolo di una serie molto, molto, molto apprezzata. Ok. Che però non avremo mai probabilmente. O meglio, Galaxy non ce l'avremo mai. Adventure 3 in realtà è abbastanza probabile. Però non si sa ancora nulla. Ok. Oh no. Dimmi che ce la faccio. Sì, ce la faccio. Ok, inaspettato. Anche un po' stupida come mossa, se posso permettermi. Molto stupida come mossa. Molto stupida come mossa. Senza troppi problemi. E prendiamo questa ciliegia. No! Come ha fatto a sopravvivere? Non lo so e non mi importa. Ape, ape, ape. Ok. Ora, occhio che non vorrei perdermene una. E dai, però, l'ho appena detto. Ok. Ora, dimmi che qua c'è qual... Dimmi che qua... c'è qual... Dimmi che qua c'è... È fattibile questo salto? Non lo so se è fattibile. Mi sto provando. No, non è fattibile. Almeno non se sono Rosalina grande. Ma se prendo andando qui e poi torno indietro, potrei farcela seriamente. Ok, e... Ok, ce l'ho fatta. Aspettate, forse potrei farcela. Però non devo sprecare questo. E con questo intendo lo spin. Tagliare qui. Mi devo ricordare di tagliare qui. Ok, no, non importa. Non importa, non importa. Vado direttamente al traguardo. Perché se no non ce la farò a fare assolutamente nient'altro.
Questo episodio è stato abbastanza un fiasco, devo ammettere. Livello completato. Allora, sarebbe molto più pratico se avessi degli altri power-up. Ok, qua in realtà ci conviene usare Todd e non Rosalina. Vedrete tra poco il motivo. Oggi credo che arriveremo fino al 5° livello, poi tornerò indietro per prendere le cose che è mancato e poi chiudere l'episodio. Ok, Asta troppo entusiasta. Ora, qua dovrebbe esserci un power-up, ma niente. Già finito il livello? No! Perché la bandiera scapperà e noi dobbiamo prendere tutte quante le cose che ci servono prima di prendere la bandiera. Non se la deve presa. E poi dobbiamo fare anche attenzione a prendere la bandiera prima che scada il tempo, ovviamente. Ok. Non passateli davanti. Non passate davanti alla bandiera, che sennò sarà un problema. Ok, no. Non dovete rimanere troppo indietro, ma neanche troppo avanti. Perché poi se rimanete avanti, la bandiera verrà addosso a voi. E ve lo farà finire. Ok, sto mancando qualcosa in tutti i livelli in questo episodio. Wow. Ok, terra di blocchi. Adesso però voglio riutilizzare Rosalinda. Prima non conveniva usarla perché è decisamente lenta, non sarei mai più arrivato alla bandiera. Ah, e riconoscete la musica? Perché è quella di Super Mario 3D Land. Quello che tecnicamente dovrebbe essere il vero e proprio prequel di questo gioco. Ok, e infatti c'è la foglia che era il power-up principale. Non posso. Allora, se facessi così... Ok, sì, ce lo si può fare. Ma qua sopra c'è qualcosa? Serve qualcosa di venire qua sopra? Non mi pare. Oh, no, che non si può arrivare così, quindi non credo. Però qua... No, che è sempre no. Ma mi sento ridicolo perché sto parlando completamente a vanvera, perché non mi ricordo cosa ci sia in questo mondo. Ok, niente. In realtà lo sapevo che lì non c'era niente, altrimenti ci dovrebbe essere stato qualcosa in tutti i blocchi e non è proprio il caso. Oh, non ti avevo visto. Vabbè, letteralmente non cambia nulla perché abbiamo letteralmente lo stesso attacco della della foglia, normalmente. Anche da piccola Rosalina ha questo stesso attacco. Stamp, grazie mille. Un secondo. E dai però. Aspetta. Ok. Adesso tanto per... rompiamo questi blocchi. E terrei ad andare qua sopra. Si può? Si dovrebbe tecnicamente potere. Ok, sì. Perché c'è questa casa mistero. Ok. Presa. Qua dentro c'è qualcosa? Probabilmente solo una foglia, ma non lo saprò mai. Ok, non importa. Sempre se non manco nulla in questo livello, eh. Non ho presentato questa cosa. In effetti tanto scontata non è, visti i miei precedenti in questo episodio. Ok, grazie mille. Non serve a letteralmente nulla, visto che
posso prendere vite limitate senza monete. Però fa niente. Ok, ora lanciamo questo contro qua e dovrebbe darci. Sono un idiota patentato. Incredibile. Non pensavo fosse possibile arrivare a certi livelli. Mi sono proprio superato, devo dire. Ok, ora vediamo se riesco da... Sono vivo. Non importa nient'altro, sono vivo. Ok. Ok. Mamma mia, oh no. Sì, un secondo. Vorrei arrivare qua sopra senza cadere, grazie mille. C'è qualcosa qua sopra? No. Ok. Uno via, due via e tre. Ok. Questi blocchi non ci penso neanche a romperli. Questi però forse... Sì. Perché è importante farlo. Devo inserire, grazie mille. Preso. Però non ci conviene andare là perché ci manca ancora una stella verde che è... qua sopra, perché non ho preso danno, non so. È qua sopra. Se potessi arrivarci, grazie mille. Ok. E ora possiamo arrivare alla fine del livello. Uno, due e fine. Wow, per la prima volta in questo episodio non abbiamo mancato nulla. Per la prima volta in questo episodio non abbiamo mancato nulla. Ah. Ok, ora. Qua abbiamo preso tutto, qua abbiamo preso tutto. Dobbiamo prendere qua. Aspettate, no, qua non abbiamo preso tutto. Qua ci manca ancora la... il timbro. Ok, prima però andiamo qua magari. Ok, ce l'ho fatta. Perfetto. Terza e ultima stella verde ottenuta. Ora dobbiamo solo arrivare alla fine. Integri. Ok. Andiamo ancora con Rosalina? Sì, dai. Rosalina, Rosalinda, Rosalina in inglese. Quindi, boh, non so quale sia più corretto. Dire in un video. E ora devo andare qua sopra. Per fortuna l'asta ci aspetta per un po', siamo troppo lenti. Per questo possiamo stare tranquilli. Posso anche non prendere la cima adesso, in effetti. Oh no. Oh no. Ok. Oh, finalmente. Ok.
Datemi giusto un secondo perché devo andare a prendere delle campanelle. Ok, eccomi. Adesso possiamo andare a prendere il timbro in questo livello. Livello completato. Nella prossima parte di Super Mario 3D World completeremo il mondo stella. Quindi sì, alla prossima.